Ciao a tutti e benvenuti in questa spiegazione riguardante due importanti concetti della chimica organica, l'effetto induttivo e l'effetto mesomerico. L'effetto induttivo si basa sull'elettronegatività. L'elettronegatività consiste nella misura della tendenza di un atomo ad attrarre a sé elettroni di un legame covalente, ed è quindi in questo che ad esempio si può riscontrare la polarità del legame covalente di una molecola come HCl. Si evidenzia infatti una parziale carica negativa sull'atomo di cloro, che con un'elettronegatività molto maggiore dell'idrogeno a cui è legato, attira su di sé gli elettroni del legame. L'effetto induttivo è riferito agli elettroni sigma, ovvero gli elettroni relativi ad un legame semplice tra due atomi. Consideriamo un anello aromatico a cui è legato un gruppo o atomo che chiamiamo G. Se l'elettronegatività di G è minore del carbonio a cui è legato, allora G donerà elettroni sigma al carbonio e sarà quindi definibile come sigma donatore o elettron donatore. Questo è l'effetto induttivo più I. Un esempio di effetto induttivo più I si può ritrovare anche nella maggiore stabilità che possiede un carbocatione terziario. Infatti, i gruppi alchilici sono poco elettronegativi e quindi donatori di elettroni sigma. Sono sigma donatori anche i gruppi arilici, lo ione fenossido, boro, silicio e metalli alcalini. L'effetto meno I si verifica invece quando G è elettron attrattore e quindi grazie ad un'elettronegatività maggiore di quella del carbonio del nostro anello aromatico, il sistema aromatico sarà impoverito di elettroni sigma che saranno diretti verso G. Esempi di elettroni attrattori sono il gruppo nitro, il gruppo ciano, l'ossidrile e gli alogenuri. L'effetto mesomerico comporta invece lo spostamento di elettroni pi greco e non più di elettroni sigma e si basa sulla delocalizzazione elettronica in forme di risonanza di sistemi coniugati. I sistemi coniugati sono quelli che presentano coppie di legami pi greco alternati a legami sigma, come possiamo vedere ad esempio nel butadiene. Consideriamo quindi il nostro sistema coniugato, ovvero prendiamo nuovamente l'anello aromatico e consideriamo un gruppo G legato ad esso. In base a G avremo un effetto mesomerico più M, in cui il sistema aromatico si arricchisce di elettroni ceduti da G per risonanza, oppure avremo un effetto mesomerico meno M, in cui gli elettroni pi greco sono ceduti dal doppio legame al gruppo G, che in questo caso è un elettrone attrattore. Vediamo i casi più M e meno M osservando quindi le relative forme di risonanza. Infatti dobbiamo sempre ricordarci che la risonanza consiste nella delocalizzazione elettronica tramite cui per una molecola io posso scrivere tante formule che contribuiscono tutte alla molecola reale, che è quindi un ibrido di risonanza. Nel caso più M, gli elettroni si spostano da G verso il sistema aromatico. Nel caso meno M, invece, gli elettroni si spostano dal sistema a G. Per finire, è importante ricordare che mentre l'effetto induttivo svanisce dopo soli tre legami, l'effetto mesomerico agisce anche a distanza e non ha quindi limiti di trasmissione.